assolutamente uno degli aerei più iconici presenti sul panorama di Digital Combat Simulator. L'abbiamo visto in due film di Top Gun e non possiamo che non parlare del nostro amato F-14 Tomcat. La caratteristica di questo aereo è la sua potenza. Questi motori potentissimi che vanno assolutamente domati con il trim appena si decolla. Spesso e volentieri però dobbiamo mettere mano agli strumenti per poter settare tutto quello che dobbiamo fare in volo, magari per approcciarci a un vero e proprio combattimento aereo. Se lasciassimo l'aereo da solo, beh, questo comincerebbe ad andare su e giù facendoci venire anche un po' di mal di stomaco. E viene così in nostro aiuto l'autopilot. Ora è sotto controllo! Forza, muoviamoci! Ci ho impiegato un po' a capire come questo funziona, perché c'è un piccolo segreto che scopriremo oggi grazie a questo tutorial. Ma come sempre, tutto questo lo vedremo subito dopo la sigla! E buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, io sono Lorenzo e benvenuto a un nuovo tutorial per l'F-14 Tomcat. Oggi parleremo dell'autopilot perché in moltissime situazioni è veramente utile. Anche perché i motori dell'F-14, se non regolati bene, cominceranno a farti fare un po' di beccheggio che sicuramente potrebbe darti fastidio allo stomaco. In questo tutorial vedremo dove agire sui pannelli del Tomcat e quali tasti settare per farlo funzionare correttamente. Come sempre, prima di cominciare, ti invito a lasciare un bel mi piace e iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo che puoi supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure puoi valutare se abbonarti al costo di un caffè per vedere il tuo nome alla fine di ogni mio video. Da un po' di tempo a questa parte, poi puoi anche cliccare sul cuoricino per lasciarmi un caffè, così una tantum. Bene, adesso andiamo a bordo del nostro F-14 Tomcat per vedere come funziona l'autopilot in questo brevissimo tutorial. Ed eccoci qua a bordo dell'F-14 per il nostro tutorial sull'autopilot. Per prima cosa guardiamo subito questo pannello AFCS. Questo pannello riguarda sia lo stabilizzatore che l'autopilot. Partiamo dagli stabilizzatori. Gli stabilizzatori vengono accesi attraverso questo primo nottolino on-off. Poi abbiamo la stabilizzazione per quanto riguarda il rollio e quella che riguarda invece il pitch. Passiamo all'autopilot. L'autopilot si innesta con l'engage oppure off. Poi abbiamo l'HDG, il ground track, l'altitude hold on off, il vector PCD e l'automatic carrier landing. Per quanto riguarda il ground track e l'automatic carrier landing farò un tutorial ad hoc. Anzi, scrivimi nei commenti se ti interessa questo argomento. Passiamo ora a vedere due strumenti che ci serviranno tantissimo. Uno è il variometro, che è questo qua, e l'altro è l'altimetro. Il primo ci dà l'inclinazione, quanto stiamo salendo, 100 feet per ogni minuto. Il secondo ci dà la vera e propria altitudine. Io ho inserito nel display la modalità landing proprio perché così riusciamo a vedere meglio sull'HUD anche il variometro e la direzione. Senza lo stabilizzatore questo aereo è praticamente ingovernabile, quindi dovete fare in modo che lo stabilizzatore sia sempre attivato. Cominciamo a fare un pochino di virate. Ecco, ho in mano l'aereo, vedete che se io lascio andare l'aereo va veramente su e giù. Quindi se metto invece l'autopilota
lo controllerò molto meglio. Vediamo come. Per prima cosa devo agire sull'autopilot engage, tirando su il nottolino, e poi ad esempio metto HDG. In questo modo qualsiasi movimento io vado a fare, l'aereo me lo tiene. Ad esempio io vado su di 10 gradi per una prua di 184, lascio i comandi e l'aereo mi mantiene la direzione e anche la salita. Faccio la virata, sempre 10 gradi a salire, faccio una virata ad esempio di 20 gradi, 10 gradi a salire, e l'autopilot engage mi mantiene appunto la direzione. Questo è utile ad esempio per guardare sotto di me un obiettivo che vedo al suolo. Bene, diciamo che io sto virando per una determinata direzione, 5 gradi a salire, e a un certo punto voglio fermarmi a una determinata quota. Cosa faccio? Vado sull'autopilot, metto altitude hold, noto che si è attivata una spia che si chiama autopilot reference. Fermiamoci un attimo. Per attivare l'autopilot reference mi basta schiacciare su nose wheel steering, infatti si chiama anche autopilot reference. Se la spia è accesa vuol dire che io non l'ho ancora schiacciato. Lo premo adesso, lui si spegne e guardate cosa succede all'altimetro. Lui tende a livellarsi, quindi mi sta mantenendo la virata, ma mi sta anche livellando una quota ben precisa. Se io voglio volare quindi dritto, vado semplicemente a livellarmi secondo l'orizzonte, lascio gli strumenti e vedete che l'aereo vola esattamente a 13.500 feet. Guardate adesso che cosa succede se io vado a picchiare o a cabrare. Vedete che si è acceso l'autopilot reference, l'altitude hold è quindi disconnesso. Se io voglio fermarmi a una quota, di nuovo autopilot reference. Ed eccoci qua, di nuovo livellati. Bene, bentornati in studio. Come sempre ti chiedo, se il video ti è piaciuto, di lasciare qui sotto un commento in modo che ne possiamo parlare insieme. Ti invito a guardare anche tutti i vecchi tutorial che avevo fatto sull'F-14 in modo da diventare sempre più esperto su questo iconico aereo. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un mi piace, iscriviti al canale spuntando anche sulla campanellina. Supporta il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione. Ti ricordo che puoi volare insieme a me attraverso il mio canale Discord che trovi qui sotto, oppure che puoi seguirmi anche su Telegram. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Line. Ciao, alla prossima!